Crea Natura nasce nel 2003, la mia voglia era quella di comunque continuare a parlare di qualche cosa che potesse essere utile, che potesse soddisfare soprattutto la mia coscienza e che poi potesse diventare un lavoro per me prima e poi magari per altre persone in seguito. Quindi nasce Crea Natura con questa idea di proporre detersivi, fare in modo che questo concetto del lavare in qualche modo portasse con sé dei valori. E quindi era inevitabile che si parlasse di detergenza ecologica, di cosmesi naturale, il massimo, insomma, il massimo dell'ecologicità, il massimo del rispetto delle persone, il massimo del rispetto di quelli che poi sarebbero stati i collaboratori di Tea. Per me Tea rappresenta uno dei motivi per cui rimango in Italia, soprattutto adesso. Sono molto felice di avere, di essere unita a questo gruppo. E il mio progresso lavorativo è molto differente. Io vengo da un'azienda multinazionale, mi sono resa conto che non è il mio ambiente perché era un po' contrario ai miei ideali. Nella vita io credo che sia molto bello poter credere in alcuni ideali e basarsi su quelli per poter crescere. È stato il contatto con certe persone, con certi chimici, ma anche il web, anche internet mi ha aiutato molto a capire che cosa dovevo cominciare a vedere e togliere da un detersivo che si potesse considerare ecologico. La collaborazione con degli amici che in qualche modo mi sono venuti dietro nel cercare di mettere a punto formule ecologiche ha completato il tutto. Quindi nel 2003 nasce il primo detersivo ecologico, la prima piccola linea di detersivi ecologici. Molto spesso abbiamo aspettato anni prima di proporre al mercato un prodotto perché magari non mi convinceva o non ci convinceva, ma da questo punto di vista si sono potuti realizzare dei prodotti che sono realmente innovativi o unici nel mercato. Intanto Tea per sua scelta tutto ciò che è possibile confezionare in vetro, confeziona in vetro, quindi gli shampoo e i vari cosmetici sono tutti quanti confezionati con materiali ecocompatibili, quindi cartone, vetro, alluminio, eccetera. Cerchiamo di evitare il più possibile la plastica. Per certi detersivi invece abbiamo adottato un'altra soluzione, quindi quelli più saponosi verranno distribuiti alla spina, mentre invece quello che è il progetto dell'anno scorso è stato quello di produrre alcuni detersivi che sono concentrati. Praticamente la persona arriva a casa, versa il detersivo in una bottiglia, lo allunga con dell'acqua e ottiene un litro di detersivo funzionante utilizzando però un packaging in cui troviamo alluminio, carta e vetro. Uno dei valori che Tea si è voluta dare tra gli altri è quello appunto del rispetto di ogni forma di vita. Infatti tutte le formule sono di derivazione vegetale e soprattutto cercano di fare in modo di evitare ogni forma di sofferenza del mondo animale. Da circa 2 anni abbiamo aderito a uno standard che è quello di Vegan OK, che appunto prevede il non utilizzo di materie prime di origine animali e soprattutto il non utilizzo di materie prime che in qualche modo abbiano potuto portare sofferenza negli animali. È possibile fare formulazioni totalmente vegetali. Il mondo vegetale sicuramente ci sostiene da sempre ed è in grado di soddisfare a tutto quello che di cui abbiamo necessità. È importante che la persona che lava il suo indumento o il suo piatto abbia la consapevolezza di quello che va a fare in tutto il percorso della costruzione del prodotto, quindi da quello che quel prodotto comporta nella sua produzione a quello che quel prodotto comporta nella sua dissoluzione nell'ambiente, che dovrebbe essere completo possibilmente, insomma.